Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video Vlogmas. Oggi è lunedì 16 dicembre, sono le 8 e un quarto. Vi starete chiedendo cosa ci faccio ancora in camera mia se sono le 8 e un quarto e quindi dovrei essere a scuola. Tranquilli, a scuola ci vado, solo che sto facendo storia, sto finendo di studiare e appunto entrerò 2 ore dopo per cercare di finire, ma tanto prenderò comunque un brutto voto, ma io già lo so. Che pizza. Non prendete esempio da me, cioè davvero per questa verifica riconosco di essermi organizzata davvero in un modo pessimo, però è bello anche il fatto di poter condividere queste cose perché è importante far ricordare a tutti che non ci sono solo cose che vanno lisce, cioè ci sono ogni tanto anche degli intoppi, quindi bisogna affrontarli senza particolari problemi. In ogni caso, niente, volevo fare questo saluto. Io alle 9 ho il bus, quindi tra un po' comunque dovrò uscire di casa. Mi devo ancora cambiare perché sono in tuta. E sì, diciamo che la situazione è un po' grave. Ci riaggiorneremo oggi pomeriggio. Io vedrò la verifica andata male. E poi poi nei prossimi giorni me la ridarà. E nel caso dovesse essere andata male, giovedì farò il recupero. Non è che posso far molto, ma sti cavoli, insomma. Comunque, niente, buona giornata a me e a voi, bene o male. Ci sentiamo più tardi, anche oggi pomeriggio sarà un pomeriggio intenso. Amici, eccomi qui, sono appena tornata a casa da scuola. Sono buone anche le 3, credo. Infatti, vabbè, mancano pochi minuti alle 3 comunque. E nulla, ve lo dico subito, la verifica di storia l'ho fatta, andata è andata, com'è andata, lascia un po' a desiderare. Erano 4 domande aperte, 4, fuoco, 4 domande aperte. Vabbè, diciamo che se fossi stata così, cioè se fossi stata un po' più... diciamo che se fossi stata un pelino più preparata, sicuramente sarebbe stata un po' più easy. Vabbè, comunque, volevo farvi vedere il mio outfit di oggi perché oggi sono molto contenta perché ho curato anche un po' più il dettaglio, quindi volevo condividerlo. Partiamo proprio dall'anellino perché io dovete sapere, ve l'avevo raccontato che ho questa fissa che se non ho le unghie fatte, di solito non metto anelli, cose varie, quindi siccome ho le unghiette fatte, tra l'altro durante la verifica di storia o comunque in generale durante le lezioni, mentre non riuscivo a fare niente, non riuscivo a guardarmi un attimo le unghie senza farmi vedere perché ci mancava solo che mi sgridassero per quello. Il fuoco mi manda a quel paese. Vabbè, comunque ho questo anellino qui che mi hanno regalato le mie amiche. Ve l'avevo raccontato, me lo ricordo, boh. In teoria, fatto sta che è un anellino di 9,25 col cuoricino che mi piace molto. Mi va un po' largo, effettivamente, però vabbè. Ciao mamma. Ma comunque, a parte quello, così come oggi ero a casa, sono riuscita anche a truccarmi un pelo. Poi avevo, vabbè, l'outfit in realtà è molto easy: avevo maglioncino a collo alto, quindi un lupetto. Poi avevo, vabbè, la cintura perché con questi pantaloni la metto più o meno sempre. E poi questi jeans qua. Doctor e poi cappotto e sciarpa. Comunque adesso vado a mangiare, che c'ho fame. Fino a giovedì compreso, sono piena di cose e da giovedì sarò ufficialmente in vacanza. Non vedo l'ora. Ho bisogno di una pausa, voglio anche vedermi le aia, le mie serie TV. Però vedremo cosa riuscirò a fare. Tra l'altro oggi sarei dovuta andare in piscina, ma non ce la faccio proprio. E neanche mercoledì riuscirò ad andare molto probabilmente, quindi perderò ben 3 ingressi. Amici, allora, ho pranzato ed è arrivato il momento. Ma oh, cosa sta succedendo a tutte le mie cose elettroniche in questi giorni? Comunque, è arrivato il momento, se trovo l'interruttore, ok, di aprire i calendari dell'avvento. Perfetto! Tra l'altro, amici, io sono troppo contenta perché da giovedì sarò in vacanza, quindi voglio organizzare un po' di cosine da fare anche con i miei amici per queste vacanze perché ho bisogno di uscire un po' di casa. Anche per voi poi. Vabbè, apriamo prima questi, ormai li ho posizionati, quindi porto io questi qua. Eccoci! Abemus calendari! Oops. Allora, iniziamo da questo qui dell'Evems. Eccola qui, come ho fatto a trovarla in 2 secondi? Lo so solo io. Aspettate. Ok. Aia! Oggi secondo me c'è questo qua.
Ah no, però non c'è mini. E io li ho già trovati tutti e due. Che tattica. Secondo me c'è il Bounty o il Twix mini. Secondo me. Infatti, eccolo qui, eccolo qui. Ho appena finito di pranzare, quindi un dolcetto ci sta dentro. Ho riscoperto questo dolce qua perché non lo mangiavo. Cioè, da piccola lo amavo, perché amavo il cocco, amo il cocco. Però poi ho smesso di mangiarlo. Però lo amo comunque. Il mio preferito rimane lo Snickers, però tutto quello che c'è là dentro mi piace un sacco. Forse la cosa che mi piace meno sono gli M&M's in sé. Perché i miei preferiti in assoluto gli M&M's sono gli M&M's al peanut butter. Tra l'altro ho ancora una confezione di là, ma per ora rimane chiusa. Comunque, si dice anche qua. Aia, così mi alzo le unghie però. Devo cercare di farlo col polpastrello, ma non faccio. Cacchio faccio. Ok, oggi abbiamo le due caramelline. Comunque, pacchettino dal calendario dell'avvento di mia mamma. Oggi abbiamo un pacchettino, questo è tutto per me perché mia sorella l'ha già aperto. E quindi sono curiosa. Sei arrivata giusto in tempo. Che fica, è una pochette. E c'è la diversa. L'hai diversa? Mm-hmm. Che fica, stavo giusto pensando. Cioè, stavo pensando per cosa la potrei utilizzare. Beh, meglio, questa qui la uso per quando andiamo in viaggio. La uso per le creme e quelle cose lì. E quella lì tutta trasparente per spazzolini, dentifricio e struccante. Non facciamo scambio però. Perché come ce l'hai tu? L'hai scelta? No, non l'ho scelta. L'ho presa a caso, mi è capitata quella. Beh, obiettivamente questa è bella. Chi? No. No, vabbè. No, non l'ho scelta, giuro. Pensavo fossero uguali, me l'ha detto poi la mamma che erano diverse. Come dire questo? Adesso chiedo alla mamma quale aveva pensato per me e quale per te e facciamo di conseguenza. Cosa ci ha già messo dentro lei? L'ho messa nella borsa con le cose. Anche una texture strana. A me piace più la tua. Anche a me piace più la mia. Vabbè, bella che voglia. Poi la mia l'etichetta, la tua mamma. Secondo me fanno parte di un set e ci sarà qualcos'altro. Arriva magari. Fa delle considerazioni tutte sue. Allora, amori, con questo flash sembra ancora più bianca. Io mi sono messa in tuta, ho sistemato tutto quanto, quindi ho svuotato lo zaino, ho messo via anche la pochette che mi ha regalato la mia mami. E adesso mi sto mettendo all'editing del video vlogmas di ieri. E quindi, yes, tra l'altro mi scoccio un sacco perché negli ultimi giorni, ups, mia colpa, non mi sto per niente organizzando, cioè nel senso non mi sto per niente programmando le copertine, quindi sto facendo le copertine un po' del cavolo. Ups. Vabbè, comunque cercherò di rimediare, insomma. Poi non vedo l'ora, ahia, di questo giovedì, quando avrò finito con la scuola e potrò fare qualche video in più per Natale. Allora, sono le 16:45, come potete leggere, io ho finito di editare il video già da un pochino e sto aspettando che si sporti. Ma come sempre ci metto una vita. Amici, mi spiace tanto, non riuscirà a rendere quanto io stia correndo. Ho fatto un po' di matematica, sono in alto marissimo, ho appena fatto la copertina per il nuovo video, adesso devo andare a mangiare e poi volare fuori perché ho l'incontro. Non vi ho manco spiegato di che incontro si tratta, non vedo l'ora che sia giovedì, ve lo giuro, non vedo l'ora che sia giovedì. Bene amici, sto volando fuori casa, mi sono cambiata al volo e sto andando a un incontro collegato con i miei corsi immersioni, perché praticamente andrò a sentire parlare una apneista, quindi una ragazza che fa apnea, che ha vinto molti record. Ho spento le luci. Sì. Molti record mondiali. E quindi andiamo a sentire parlare e vedere un po' quello che ci dice lei.
Non c'entra col mondo di immersioni, perché appunto lei fa apnea, che è una cosa diversa. Però comunque il mondo dell'acqua c'è. Una vita di corsa sto facendo davvero questi giorni. Era più difficile che volevo fare. Non va bene, è stato bello, è stato bello. Amici, eccomi qui, sono appena tornata a casa dall'incontro, sono le 22:22, esprimete un desiderio, vabbè, comunque, sono appena rientrata a casa e adesso mentre mi sistemo vi racconto un attimo. Allora, è stato davvero un incontro molto molto interessante, praticamente ve l'ho spiegato al volissimo prima di uscire perché ero alquanto in ritardo, stranamente, perché oggi davvero sto vivendo di corsa, cioè vi mostro il casino che ho in camera. Ok, qui c'è ancora la buccia del mandarino che ho mangiato. C'è di tutto davvero. Comunque, sono stata a questo incontro dove una ragazza di soli 27 anni parlava della sua esperienza, perché è una apneista, quindi una ragazza che come sport pratica, credo l'aggettivo per lo sport sia pratica apnea, cosa stavo dicendo? Vabbè, comunque appunto fa questo come sport e diciamo che è anche abbastanza bravina, in quanto ha vinto una cosa come 15 record mondiali. Vi prego di non guardare i miei capelli che fanno un po' schifo, ma vabbè, domani devo andare in immersioni, quindi oggi non volevo lavarli per non stressare troppo la cute, perché l'ultima settimana li ho lavati tipo tutti i giorni, ma è un altro discorso. Comunque è una ragazza che ha vinto una quantità di record mondiali davvero notevole. Se non sbaglio sono 15 record mondiali che ha raggiunto, ma non vorrei dire una cavolata. Comunque mi sposto di là così sistemo anche la scrivania. Sono stata a questo incontro perché è stato proposto dalla mia dall'associazione appunto che frequento per immersioni, perché ok, sono, perché comunque la mia associazione si occupa anche di apnea, fa anche il corso di apnea, però vabbè, io per ora seguo solo quello di immersioni. E in sostanza c'è stato questo incontro non da sottovalutare, perché comunque una campionessa mondiale, averla lì davanti, ci ho fatto anche una foto, ragazzi, imbarazzante come sono venuta, però vabbè, lasciamo stare. Comunque sentirla parlare, poter farle delle domande alle quali lei ha risposto in modo molto disponibile, comunque non è una cosa proprio da tutti i giorni, no? Infatti ve l'avevo detto che non mi sembrava il caso di saltare, vorrei fare un po' di confusione, comunque non mi sembrava il caso di saltare questo incontro per esempio i miei motivi scolastici, perché comunque sono un po' tirata oggi effettivamente, perché era un incontro a cui tenevo tanto di partecipare, si è visto anche l'interesse che hanno dato i miei istruttori a questo incontro, perché continuavano a parlarne nelle ultime settimane, da quando appunto abbiamo scoperto di questo incontro, l'hanno detto più o meno tutti i giorni sul gruppo che abbiamo su WhatsApp, il che fa piacere perché ha fatto capire quanto fosse davvero importante e mi ha fatto proprio venire la voglia di andare ad ascoltare questa persona. Purtroppo cioè, sono riuscita a registrare alcune cose, non era vietato registrare, ma ho voluto godermi le parole della ragazza, che tra l'altro è Alessia Zecchini, che appunto l'ho taggata anche su Instagram, tra l'altro quando vedrete questo video la storia ci sarà ancora, quindi se va potete andare a vedere il suo contatto passando al mio profilo Instagram. Io in ogni caso appunto ho voluto godermi e apprendere appieno dalle sue parole, ascoltarla quanto più possibile. Poi nel momento in cui ho realizzato, a cavoli, forse potrei fare qualche foto, qualche video, registrato giusto due cosine, ma niente di che, perché comunque ha risposto anche a molte domande del pubblico, quindi molte domande erano anche tecniche, perché la maggior parte delle persone del pubblico erano persone del mestiere, diciamo, quindi che praticano apnea o come me immersioni, e quindi di conseguenza capisco bene che a una persona che magari non interessa a questo mondo non riusciva magari neanche a comprendere bene tutte le domande, quelle soprattutto di natura un po' più tecnica. Comunque diciamo che è stato davvero
interessante ascoltare le sue parole, e per questo ho voluto proprio assorbire tutte le informazioni come una spugna. Ho cercato di appunto staccarmi un po' dal telefono, anche se semplicemente per fare appunto qualche foto, non è che fossi a farmi gli affari miei su Instagram o WhatsApp, insomma. Amici, questa è la situazione del mio desktop, non so se rendo l'idea di quante cavolo di foto e file ho qui sul desktop. Comunque mezzanotte passata da poco, però comunque è mezzanotte, infatti siamo già il giorno dopo. Praticamente mi sono presa il compito di sistemare le presentazioni, una presentazione di gruppo che appunto abbiamo da presentare io con i miei compagni. E quando poi... Ale, se vabbè, cioè, dicevo, quando mai mi sono presa questo compito? Perché, vabbè, in genere comunque sono solita prendermi questo compito perché mi piace proprio fare sistemare le presentazioni, però forse non a mezzanotte del giorno stesso. Vabbè, pace. Adesso sono un po', la faccia un po' distrutta. Tra l'altro mi è morto il telefono, infatti l'ho messo a caricare ma ancora non si è acceso, perché volevo inviare ai miei compagni la fine, come è venuto il lavoro, insomma. Comunque io continuo a struccarmi e poi ci sentiamo per i saluti finali. Bene amici, eccomi qui per, come li ho definiti prima, i saluti finali. Oh mio Dio, perché mi arrivano... mail, ah ok, questa è la mail di YouTube, ok, mi stavo già spaventando. Comunque niente amici, io vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti pollici in su. Oggi abbiamo fatto un po' una cosa diversa visto che siamo stati a quell'incontro, anche se purtroppo non avete potuto vedere chissà quanto, però vabbè. Comunque appunto, come vi ho detto, vi lascerò qualche link nell'info box per andare a leggere qualcosa in più su questa campionessa mondiale. Detto questo, vi mando un grosso bacio, vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere i miei prossimi video vlogmas, e noi ci vediamo domani sempre qui, sempre su questo canale, sempre con un nuovo video vlogmas, sempre alle... no, ho sbagliato, sempre alle 19, sempre con un nuovo video vlogmas. Vabbè, sono cotta, devo andare a riposare. A domani amici, ci vediamo alle 19.